Buongiorno a tutti, spero non vi dispiaccia, ma sono qui perché ho voluto registrare archeologa per Jade e esploratore per lui. Adesso infatti loro risultano esploratore, non temo niente, e archeologa, amo le cose preziose, ma mi è arrivato l'avviso che c'era praticamente una richiesta. Lei compone i mazzi di fiori, c'era una richiesta per una composizione matrimoniale e lei doveva o riagganciare o accettare il contratto di riservatezza. Lei ovviamente ha accettato il contratto di riservatezza e ha guadagnato un punto di fama perché una volta firmato l'accordo di riservatezza, l'organizzazione di matrimoni fornisce a Violet tutti i particolari. Un celebre attore sta per sposarsi e naturalmente le sue nozze imminenti sono sulla bocca di tutti. Stanno perfino creando un reality show che documenti il suo idillio turbinoso. In realtà, fuori dal negozio di Violet c'è una troupe televisiva già pronta a filmare. Nell'episodio di oggi l'attore inscenerà un litigio con la sua fidanzata dopo essere stato accusato di flirtare con Violet mentre sceglievano le composizioni floreali. Ed è così che Violet ha guadagnato la sua prima stellina, un punto di fama. Quello che non mi sembra giusto è che lei, che c'ha 10 in archeologia, ancora non ha manco mezzo punto di fama, cioè una che è un'archeologa da 10, rispedisci questo rispedisci il reperto. Oh, finalmente più fama anche per lei, va. Meno male, le arriveranno delle sfide sicuramente anche a lei. Quindi, pubblica per conto tuo il tuo libro Le trappole mortali, è un libro sull'archeologia. E poi prendi la posta che c'è sicuramente un reperto da controllare. Tu invece, giovane bello e fiero che non fai niente, devi andare a posarti dai pericoli naturali e qui non lo puoi fare. E per la fama cosa puoi fare tu? Un bel niente, perché non c'è proprio niente da fare, sei un sim sconosciuto. Chissà se puoi aprirti un blog, qualcosa. Niente, allora fai anche tu, aggiungi alla storia su Instagram il fatto che sei un esploratore della giungla. Vediamo cosa ha trovato Jade. Ha pubblicato il libro e non ha trovato un bel niente, però di nuovo. Cosa ci fa un cavalletto nella sua boh, vabbè, non ha trovato niente di nuovo, quindi facciamo un'altra perizia e poi la spediamo. Scopri il reperto, ammasso di terra, vai, poi lo autentichi. Qui sarebbe ora che qualcuno avesse dei bambini in questa casa, solo che sono talmente in tanti che fa paura la cosa. Oh, cos'ha la piccola Draco? Amore, qualcuno ha la pastiglietta del dottore qui? Qualcuno ce l'ha, per favore, che la piccola Draco non sta bene. Dimmi che ce l'hai tu, una medicina. No, mo ce la prendiamo allora. Piccola Draco, mi pareva che non stesse male. Ok, prendiamo la pastiglietta. Aggiungi alla storia su Instagram, anche tu devi avere il tuo punto di fama. E poi aspettiamo, ecco, magari Violet ce l'ha una pastiglia. Sì, benissimo, dai un dolcetto del veterinario. Dolcetto del benessere. Ok. E quindi la nostra Violet si è presa la sua stella. Avete capito? Che roba, oh. Mizzica.
Niente male, di reputazione ancora niente. Adesso curi la cagnolina, siccome sei messa bene, ti fai una composizione floreale con, cosa facciamo? Croco, vediamo cosa c'è col croco. Tulipano, croco, campanula. Rosa e croco, o croco soltanto, facciamo tulipano, squame di sirena, bello questo qui. E lei ce li fa, li ha gratuiti, cioè li può fare senza spendere perché i fiori ce li ha tutti. Dopodiché ti curi il giardino, tesoro. Violet, non ti ho detto vai a curiosare su cosa sta facendo la tua amica Jade. Ti ho detto, dai la pastiglia a... guardate com'è elegante. Ecco, quella, la divisa di giardiniere l'avete vista su Sydney da botanica e questa è la divisa da compositrice floreale. Jade, Violet, brava amore, dov'è la cagnolina? Perché non puoi darle il... La pastiglietta, dai un dolcetto del veterinario. Sveglia, amore mio. Sveglia, Violet. Prima o poi ti sblocchi. Tu cosa stai facendo e perché sei disturbato? Non temo niente. Ecco, bravo. Allora, tu riparami questo e c'è disordine, certo. Sei sempre arrabbiato. Mamma mia, poverino, è anche malato in effetti, sembra che abbia i pruritini. No, ripara e poi mo si piglia la scossa, c'è da giurarci perché lui non ha molta manualità. Fai il curanto per tutti, formato festa. Ok, dopodiché Violet ti sei sbloccata, amore, niente, debaggati gioia della mamma, su, debaggati tesoro, niente, lei si è buggata, non vi preoccupate, fra poco passa tutto. Ogni tanto capita, ma capitava anche prima dell'aggiornamento, dai un dolcetto del veterinario, dolcetto del benessere. Adesso sta qui un pochino e poi promosso ad artista affermato. Anche lui può diventare famoso coi quadri, eh? Eh sì, eh? Allora, lui cos'ha? La vescica e poi cosa deve fare? Creare dei dipinti. Allora, intanto vai, vescica. E qui è troppo grande questa casa, in effetti. È veramente troppo grande. Io credo che li separerò. Usa perché era bella l'idea di farli vivere insieme, ma è un disastro come bug. Sono in troppi e questa casa la dimezzo e così diventa. Qui ci resteranno il padre Violet e Jules e loro due li mando a vivere da un'altra parte, in città. Trasferiamo immediatamente, Jérôme e Jade, così ce li godremo molto di più. Potranno andare ogni tanto a Selva Dorada, visto che è il loro lavoro. Lei potrà diventare famosa. Perché purtroppo qui fai un dipinto fiducioso, tu sei ancora imbambolata lì, sì, infatti. Non è autentico, gioia mia Jade. Falso. Metti nell'inventario, vendilo, cosa dobbiamo fare? Allora, vendi. E andiamo a ristrutturare immediatamente l'appartamento in città, così magari Violet si sblocca. Ok, il cagnolino era di Violet, quindi rimane a Violet. Jade e Jérôme se ne vanno in città. A fra poco.
Eccoci qua, si sono trasferiti in città perché lei vuole diventare un po' famosa, visto che se lo merita, c'ha veramente 10 in archeologia. Si sono sistemati negli appartamenti alto e si sono lasciati andare, hanno preso un po' dei mobili da una parte moderni, poi da qui in poi è tutto archeologia. Quindi hanno qui i loro tavoli per autenticare, hanno qua la loro scrivania con il... Ah, qui ce n'era un altro, giusto, avrei dovuto completarlo, ma lo posso fare adesso. No, li avevo tolti tutti. Vabbè, meglio va, così tolgo sti due tavoli qui che non c'entrano niente, vabbè, lo farò dopo. E qui c'è la loro camera da letto. Invece completamente giungla totale. Proprio siamo nella giungla, sia qui, ecco il singhiozzo, che nel bagno. Scusate, mi faccio passare il singhiozzo. E niente, mancano un sacco di cose perché poi sono rimasti anche senza tanti soldini, insomma, perché hanno lasciato Violet, la maggior parte del malloppo, insomma. Si sono divisi equamente quello che c'era e sono riusciti a portarsi via la maggior parte delle cose, ovviamente tutti i reperti, tutte le cose, però. Ecco, adesso loro, lei dovrà, è venuta in città perché vuole fare delle conferenze di archeologia, vuole diventare famosa, per esempio, può anche, per esempio, donare al museo. Beh, veramente dovresti farlo tu, no? Ci sono delle cose che lei può donare al museo. Ecco, per esempio, ma no, più fama manda autenticare, ma che dici? Dona al museo c'era, ma perché prima c'era dona al museo? Bah, ce n'era una che c'era scritto dona al museo più fama. Niente, mo non c'è più. Va bene, comunque, lei è famosa già, nel senso che nella versione precedente c'è già un pezzettino qui di fama, perché comunque nella versione precedente le mandavano ad autenticare le cose, quindi adesso hanno fame, ma si è appena mangiato lei. Io qui qualcosina ancora da sistemare, ce l'ho, adoro queste lampade. E qua e questi due lo so, non ci stanno bene insieme. Magari il gioco di carte lo sposto di là, adesso vedo, insomma. Sì, forse sì, perché qua, però vicino al bar ci sta anche bene, ma insomma vediamo. Adesso intanto si sono sistemati qui. Lei andrà subito a fare una conferenza al museo o alla galleria. Ecco, bravo, fatti il gelato così ti viene il mal di testa. Tu hai dormito, tesoro, e mi ripulisci qui, però è gioia mia. E adesso servi la colazione o come sei messa? Ah, beh, sì, dai, come... E servi una bella strapazzata da colazione. E parla un po' con il tuo uomo. Vediamo se c'è scritto confere... Eccolo qui, più fama! Quindi dopo la mando giù e fa una conferenza di archeologia giù in piazza oppure alla galleria d'arte. No, no, per carità, non è da qui. Festa in amicizia, torna giusto, giusto, per le uova. Che c'entra con le uova? Vanno a trovare Violet oppure invitano Violet qui. Non ci sarà la caccia alle uova perché, però si può fare. Alcune uova dipinte, ok, vediamo se ci sono intanto. Sì, bene, quando basta che ci sia l'azione. Va bene, allora più tardi invitiamo gli amici, il barbecue non si può fare.
la cucina gliel'ho messa qui così. Mi piace delimitata dai muretti. Questi qui li volevo fare marroni, ma erano già qui dagli inquilini che avevo. Qui è venuta a stare Madison con la sorella Madeline quando sono diventate adolescenti. Quindi adesso siamo qua noi e ci siamo venuti per acquistare fama. Guardate, gli ho messo anche il bel televisore che è costato un botto, 9.900 simoleon, però dai, è bellino così. È insomma una persona famosa. Violet si è già presa la sua stellina perché ha preparato il mazzo di fiori per raggiunto il livello 4 di malizia. E come ha fatto? Ha preparato il mazzo di fiori per il matrimonio della celebrità ed eccola qui, autentica il reperto. Così lo mandiamo alla. Ah, ecco dove era finito l'altro tavolo. Cosa ci fa qua fuori? Oh signor. E va bene, poi sistemo tutto. E poi voglio andare a vedere il mio scrittore Drew. Comunque, per due archeologi stare in campagna con una giardiniera non aveva molto senso, per cui dovevano venirsene in città. Sono migliori amici. Ah, giusto, poi mi inviti nel lotto attuale, eh? Allora, invita nel lotto intanto aggiungi alla storia su Instagram e non puoi invitare? Sì, che puoi invitare, è certo che puoi invitare. Poi inviti nel lotto attuale Violet, Jules e Bernard, così l'amicizia continua ad esserci e tu intanto saprai cucinare. Tu vediamo quanto ha in cucina lui. Che non vorrei mi bruciasse casa, è appena entrato. Cucina 3, dai, non brucia più niente. Prepara una bella torta, qualcosa. Cucina un pasto grandioso, dai. E cucina un. Ah, c'è il pesce? Benissimo, una cena a base di pesce, vai. Così quando arrivano gli amici. Tu stai autenticando. Eh sì, eh. E qui c'è una. Allora, qui c'è già pronto per fare la palestra. Qui c'è già pronto per i futuri bambini o il futuro bambino, non so, perché loro per ora si dedicano all'archeologia. Violet piuttosto potrebbe pensare di avere un bimbo. Gli ho già rimpicciolito un po' quella casona enorme. E potrebbe pensare ad avere un figlio perché, beh, insomma, giardiniera non è tanto impegnativo quanto archeologi che devono viaggiare in continuazione. Ci siamo, amore? E vai, allora, oh, qualità scadente e dona al museo, più fama, dona al museo, dai. Donala al museo, ecco dov'era Dona al museo, vedi? Sì, ma va avanti lenta la fama, eh? Jade ha guadagnato 12 follower e ora ne ha 36. E qui vorrei che potesse scrivere sul blog dell'archeologia, potesse come Sidney scriveva sul blog, scrivi, no? Non c'è la possibilità di scrivere un blog su social network, controlla il diario, no, niente, va bene. Ecco Jade, ecco Violet è arrivata. Vediamo se c'è anche Jules. Devo fare il bagnetto qui, appena guadagnano un po' di soldini, gli faccio il bagnetto qui. E cerca le uova, dai. Cerca l'uovo. Dai la caccia all'uovo e dai la caccia all'uovo.
poi mettetevi tutti a tavola. Oh, bravo il nostro Jérôme. E dov'è Jules? Non è venuto Jules. Violet si serve subito da bere, molto bene. E qualità eccellente, cena a base di pesce, chiama al pasto grandioso. Kendra, amore, ciao, sei vecchietta e vestita da pirata, tesoro. Lei potrebbe diventare famosissima come musicista perché sa già, ha già dei livelli altissimi. E così poi si fanno una bella partita a carte e cercano ancora le uova. Ma l'uovo non l'hai cercato, tesoro mio? Dopo lo cerchi, eh? Su, mangia, sì, sta salendo la stellina e vai, molto bene, eh? Guardate qua, c'ha 10 in archeologia, 10, 5 in cultura selvadoregna, lei è... E lui invece in archeologia c'ha 8, però c'ha anche lui 5 in cultura selvadoregna e deve farsi una doccia. E comunque è bello questa cosa che possano diventare celebri, ma perché Jules non è venuto? C'è solo Bernard e Violet. E tuo marito dov'è, Violet? Ma robe da matti. Invitalo. Invitalo. Jules, vieni, no? Invita nel lotto attuale, santo cielo. Volevamo tutti. Brava Jade, adesso parla con lei. E tieni una conferenza di archeologia a Violet Bernard e Jérôme. Toh, ciapa su, si può fare a più persone. Benissimo. Così va bene. Poi c'era un'altra interazione con più fama. No, altre scelte, amichevole. No, era quella. Si vergogna lei a dare. Chiamate giù la tavola, su. Chiama da te. Tu chiama da te. Dai la chiave dell'appartamento e tu dalla Violet. Dai la chiave dell'appartamento. Bene, sta guadagnando un po' di fama. Sì, l'ha guadagnata. E qualcuno, poverino, dia la chiave dell'appartamento anche a Bernard, porastella, dai. Siete amici per la pelle tutti quanti e quindi potete anche. Allora a questo punto lo riponiamo. Jules, peggio per lui che è venuto in ritardo. Oddio, c'ho il move object, non è che è finito nel lavello, no? Ok, tu cerca le uova adesso, qua. Cerca, dai la caccia all'uovo, dai la caccia all'uovo, nel forno l'uovo non c'è, dai la caccia all'uovo e dai la caccia all'uovo. Tu, Jérôme, va bene, bravo che parli con lui, ma dai la caccia all'uovo e fai un gruppo così date la caccia all'uovo insieme. Azioni, aggiunge il gruppo. E cercate l'uovo insieme, date la caccia all'uovo. Together. Vediamo, sulla scrivania non si può. Hai trovato l'ovetto? Bravo, amore, però tu non hai... Dai la caccia all'uovo qua. E poi devi dare dei fiori alla tua donna. Eh sì, per forza. Lui non ha fiori nel... Sì, c'ha la rosa, che bella. No, il tulipano questo qui, anche se non è un tulipano. Ok, bravo, Jules, che ti... Tu l'hai finita la caccia all'uovo? No, lampeggia ancora. Sando Giel, qua dai la caccia all'uovo. No. E allora l'ultimo armadietto nel gabinetto, vabbè che è di là però. L'ultimo armadietto dai la caccia all'uovo, dimmi che è l'ultimo. Tu quanti te ne mancano ancora? Dai la caccia all'uovo. Qui no, qui l'hai già data, allora non puoi neanche qua. Qui l'hai già data, dai la caccia all'uovo già data. Dai la caccia all'uovo qui. Poi dai la caccia all'uovo qui, poi
e dai la caccia all'uovo qui. Dopodiché dai un bel fiorellino alla tua donna. Ok, adesso hanno anche le uova. Adesso giocate un po' a carte appena avete finito. Gioca a carte con Violet, Jules e lui, Jérôme, lo lasciamo che si concentri sul dovresti fare il barbecue tu tesoro. Ora devo proprio andare, fantastico, se ne vanno tutti, molto bene. Allora tu dai un bel fiorellino. Non vuoi giocare allora? No, va bene, allora dai un fiore romantico, altre scelte, romantico, offri una rosa, vediamo se c'è. Dai il regalo romantico e come regalo romantico abbiamo detto che hai il tulipano. Vai tesoro. E anche tu dovresti avere un fiore dentro da dargli. Sì, c'hai una rosa, wow! E adesso tu dai il regalo romantico a lui, dai il regalo della festa dell'amicizia, il regalo romantico, dagli una rosa, molto bene. Quindi lui ha terminato tutto, non gli manca il barbecue, lei termina tutto dando la rosa a Jérôme. Molto bene. Adesso li rimetto a lavorare. Dai, fatevi sta partita a carte. Su, avanti. 1, 2 e 3. Forza. Così vi divertite un po'. Jade ha dato a Jerome un regalo riflessivo accompagnato da alcune parole d'amore. Sarò sempre qui per te ogni singolo giorno. Il mio amore per te continuerà a crescere sempre. Oh, Signore benedetto. Ma perché non è venuto fuori? Regala un fiore, vabbè, sentite, è andata bene così. Giocano a carte e adesso io la faccio lavorare ancora sulla cosa. Voglio che raggiunga una stellina. Ecco qua, ho fatto tutto sui toni del verde perché loro, essendo appassionati di giungla, tra l'altro fra poco ce li manderò perché lì può fare le conferenze al bar e devo togliere sto tavolo da qui. Infatti non lo trovavo più, dicevo, ma dov'è finito? Col Move Object purtroppo è così, qua sbuca il tappeto, lo devo sistemare e qui vediamo, leggi sui festival, vabbè. Allora, qui c'è la carta di giornale per non sporcare, qui invece c'è il tappeto, insomma c'è da completarla la casa, ma adesso loro se vanno a Selva Dorada si fanno tutto il tempio, probabilmente salgono, ah ecco è andata, salgono di celebrità, salgono di stelle. A questo punto io vi saluto, sono molto felice di questa scelta perché nella casa lì enorme di Windeburg non ci andavo mai perché erano in tanti, mi si impallavano. Quando sono tante persone in una casa grande, purtroppo succede che si buggano, proprio si bloccano. E quindi adesso vedete sta filando tutto liscio, erano in troppi lì col cagnolino e tutto. Ecco, ti fai la doccia tu. Adesso io vi saluto e niente, non siamo stati con Susanita oggi, ma ci torneremo molto presto. Si è comprata la postazione per realizzare video e ha realizzato un video di bellezza e adesso devo farglielo montare e pubblicare su YouTube, Sim YouTube o YouTube Sim. E niente, basta così. Adesso ti vai a fare la doccia e io vi saluto. Ciao a tutti. Ciao ciao.